Oggi. Adesso che è finito il campionato possiamo rilassarci per una quindicina di giorni perché poi cominciano gli europei e rilassarci si fa per dire perché siamo bombardati ogni giorno da notizie sui nuovi scandali del calcio. Allora ne parliamo qui in studio con due ospiti di prestigio e poi come al solito andremo in Galleria Colonna ad ascoltare la voce della politica impegnata col tifo e sono due tifosi davvero grandi quelli che incontreremo, si tratta di Maurizio Paniz, deputato del PDL, presidente del Juventus Club Montecitorio e Paolo Cento, mitico, presidente del Roma Football Club Montecitorio, vediamo che si diranno. Eh, intanto qualche domanda, i nostri ma e i però come al solito in questa scheda. la corsa a scudetto, si può ragionare serenamente di calcio. Anche quest'anno lo sport più amato dagli italiani infatti ha riempito i giornali con i suoi scandali. Se il campionato è finito, le classifiche sono incerte e dati i deferimenti si rischiano retrocessioni e sanzioni pesanti. I teppisti si nascondono nelle tifoserie e le società preferiscono non intervenire. Magari la tessera del tifoso non è la soluzione, eppure chi ha soluzioni per prevenire e punire la violenza e il razzismo? Ci raccontiamo che il calcio è sport, cioè passione, amicizia, educazione alla lealtà e al sacrificio. Però possiamo continuare a fingere che vada tutto bene e a confondere gli eroi dei bambini con truffatori e opportunisti? Ci attendono gli europei in un paese che preme per diventare europeo. Abbiamo almeno il diritto di alzare la voce e di esigere non solo spettacolo e business, ma anche prese di posizione per i diritti e la dignità degli uomini? Con noi in studio, ma però Andrea Bodi, ben trovato, presidente della Lega Calcio per la Serie B, è un esperto di marketing, in realtà non si è occupato soltanto di calcio, ho visto con piacere che si è occupato di baseball, è la sua più grande passione? No, l'ho scoperta ma l'ho anche apprezzato velocemente E poi è stato, eh, ha seguito la candidatura eh, no. um, olimpica di Roma per i giochi del 2004 e, e la candidatura italiana ai giochi del 2020 Due insuccessi, l'avranno fatta star male Mi sono fermato un po' prima del secondo insuccesso uh... Perché ho curato soltanto la parte che ha riguardato il derby italiano Roma-Venezia E tutto sommato E quella è andata, è andata abbastanza bene Non era meglio occuparsi di altri sport rispetto al calcio? Era più facile? Beh, intanto non è stata una mia scelta, anche <ride> se non sono stato trascinato nell'esperienza. È stata una... Un incidente di percorso, diciamo così, e ho risposto positivamente, sono stato eletto e ho accettato la sfida per chi effetti... ne E vediamo se l'incidente sarà stato solo doloroso, ha ottenuto anche qualche pagina bianca, invece si occupa soprattutto delle pagine nere del calcio Antonio Felici, giornalista sportivo. Guardate cosa ho qui in mano. Diceva apposta le pagine nere del calcio, tutti gli scandali minuto per minuto ed è soltanto una prima parte perché ne uscirà presto una seconda o forse una terza. Perché gli scandali nel calcio non mancano mai Talvolta viene il dubbio che siano un po' pilotati per far rendere il mercato, o no? Ma insomma, intanto, buonasera a tutti. Pilotati non lo so fino a che punto, però io so una cosa: avendo fatto delle ricerche molto approfondite per realizzare questo libro che raccoglie un po' 80 anni di pagine nere o grigie, diciamo, del calcio italiano, che gli scandali si susseguono con una frequenza abbastanza impressionante. Io ho fatto un po' una media, no? Eh, generalmente ogni 4-5 anni qualcosa di abbastanza consistente accade. Si può pilotare eh, diciamo una sequenza così serrata, mi sembra un po' difficile. Quindi, non c'è un accanimento contro il mondo del calcio particolare, secondo lei? No, io posso dire una cosa, che avendo anche una discreta esperienza di quello che accade nei movimenti calcistici internazionali, posso dire che in Italia eh, diciamo, tendiamo a fare comunque abbastanza pulizia. Eh, non siamo abituati a nascondere più di tanto la, la cenere o lo sporco sotto il tappeto? Grazie, questo, anche questo perché, perché Antonio Felice è il corrispondente italiano per un giornale francese che si chiama France Football e mi diceva prima che sono molto interessati, soprattutto nelle nostre pagine nere, come se loro non le avessero, ma quella è la Francia, sappiamo benissimo mm, certo. la Francia come la pensa nei nostri confronti. Mentre invece, Andrea Bodi, possiamo dire davvero che il sistema calcistico è malato più di altri sport? Il sistema calcistico è parte della società, quindi non possiamo pensare di essere un'isola felice. Speriamo di essere migliori della media sociale, questo sì. Da questo punto di vista l'obiettivo nostro è sottrarre contenuti eh, alle, ai prossimi libri e alle prossime pagine. C'è un po' di nere. accanimento, un po' di moralismo secondo lei che alleggia o no? O la realtà è davvero ci offre tanti spunti per la essere La realtà severi? offre degli spunti, la nostra responsabilità è sottrarre, non delle verità, ma delle opportunità, le pagine nere. Quindi l'impegno che noi stiamo mettendo in campo è per fare in modo che si, si parli sempre di più al passato e che il, il presente sia il presupposto per un futuro diverso. Il nero è stato spennellato a Manbassa adesso soprattutto sulla serie B. Arriverà anche il tempo dell'A a breve? Sì, magra consolazione, nel certo. senso che il problema nostro non era di arricchire la, la foto di famiglia con altri componenti che rendono meno solitaria il percorso eh, diciamo, di giudizio. Eh, quello che posso dire è che questo sarà un processo al passato e io nei giorni scorsi ho cercato di salvaguardare questo campionato e questa classifica perché fino a prova contraria nessuna partita di quest'anno è tra quelle inquisite. È ingiusto, non le pare, che vengano penalizzati i giocatori per bene che quest'anno hanno dato l'anima e il cuore per una classifica che poi viene snaturata per colpe del passato? Sì, è ingiusto, eh, però purtroppo a quanto pare non si riesce a trovare eh, un sistema alternativo. Eh, nel senso che comunque si va eh, a punire eh, delle, delle situazioni del recente passato, eh, d'altra parte ehm, un campionato di calcio una volta che si è disputato eh, come si fa a tornare indietro? Eh, è chiaro se io devo penalizzare un calciatore o peggio ancora soprattutto in, eh, in seguito alla responsabilità oggettiva, questa regola molto discussa, eh, se devo colpire un club, eh, devo non colpirlo per forza soldi? non basterebbero i soldi? quello verrà quello verrà, perché nella tutela che stiamo ponendo in essere, per la prima volta la Lega, anche in rappresentanza della società, cercherà di colpire proprio il patrimonio dei giocatori che si comporteranno in modo illecito e quindi faremo una richiesta anche di risarcimento danni che possa prevedere anche il congelamento preventivo dei beni. Soprattutto eh, ecco i io soldi... voglio dire una cosa, però, su, su questa cosa dei soldi sono molto d'accordo ed è un'iniziativa assolutamente lodevole. Però eh, ricordiamoci che parliamo sempre di sport e lo sport deve essere leale. E entro certi limiti anche etico, per cui il fatto di sottrarre un'impresa sportiva diciamo, che è stata sporcata con l'illecito è una cosa che personalmente io manterrei, perché se tu hai, hai ottenuto un titolo eh, diciamo, facendo il furbo è giusto che il titolo ti venga sottratto. Posso Mag dire che in sì. questo caso... Eh, prevale addirittura il danno nei confronti delle società perché molti di questi, mi auguro presto, ex calciatori o ex dirigenti, pochissimi, e ex tecnici, pochissimi, hanno quasi sempre giocato contro la propria squadra. Quindi, e dobbiamo ricordarci che dietro il danno procurato a una società c'è il danno procurato a una comunità, che è un fatto ancora più. Eh, grave perché la società nella sua configurazione è una cinghia di trasmissione con il territorio con la tifoseria. e poi la maggior parte dei calciatori guadagna bene, non benissimo magari quelli in B o in C non guadagnano come quelli di A, però insomma sempre più dello stipendio medio in italiano quindi se sbagliano per frodare che vengono puniti sui soldi grazie moltissimo al presidente Andrea Bodi grazie Antonio Felice, vi auguriamo di scrivere perlomeno metà del prossimo libro raccontandoci le pagine bianche ci sarà sicuramente qualche pagina okay, bianca ok, grazie però noi andiamo in Galleria Colonna, ascoltiamo la voce della politica, se questa volta riescono a non litigare su questioni parlamentari ma a esprimere soltanto la passione. Eccoci. Ben trovati qui con noi a Mafferò, siamo sempre in Galleria Colonna, siamo sempre a parlare di politica però quest'oggi parliamo di calcio parliamo di calcio con Maurizio Panis il popolo della libertà, presidente dello Juventus Club Montecitorio con Paolo Cento, tifoso romanista esasperato buono però, esasperato naturalmente buono. non violento, ma insomma <ride> esasperato nel, nel senso del ma massima passione esasperato appazione. perché la Roma si ama e chi ti fa Roma vince eh, sempre ha già Quindi. detto lui di che squadra <ride> sarebbe anche responsabile degli enti locali per sinistra, ecologia, libertà naturalmente è un politico, i volti sono noti li conoscete e ehm... Paniz tra l'altro è avvocato, penalista, si è sempre occupato anche di diritto sportivo, quindi anche sui temi della giustizia sportiva ci può aiutare. Eh, innanzitutto voglio sapere quanti scudetti ha vinto la Juve. 30, mi pare chiarissimo. D'accordo? Eh, L'avvocato non ciampa subito perché io sono abituata a rispettare le norme di questo paese, anche le norme del calcio e mi risulta che sono 28. A questa bisogna rispondere. Eh, sì, subito, ma è il campo, la legge dello sport si decide sul campo e la Juve sul campo ha vinto 30 scudetti. Ai ai ai. rovinate chi... una festa che era bella perché l'aspettavate da tanti anni con questa robaccia del trentesimo scudetto Voleva... avete fatto fare bella figura anche a Blatter che di solito ne fa nelle pessime che vi ha salutato per il ventottesimo scudetto rimarcando in realtà noi siamo felici che i nostri tifosi gioiscano con noi per il trentesimo e sono loro la nostra stella polare ma questa classifica quanto dura Paolo Cento? Ma io temo che duri poco, nel senso che per la Juventus nulla questo e questa volta lo scudetto vinto sul campo se lo merita e, e se lo tiene anche dopo. Quello che cambierà credo sarà molto sulla parte alta della qualificazione per l'Europa e per eh, la Serie B. Io vorrei che non cambiasse perché questo significa che il calcio è ancora sano. Eh, temo e mi preoccupo delle notizie che ogni giorno leggiamo sui giornali e dei prossimi deferimenti in arrivo. Anch'io anch credo che ci vogliamo sarà qualche variazione vogliamo nella classifica. Vogliamo eh, utilizzare, mi stavo quasi dimenticando, no, naturalmente no, vogliamo cominciare a utilizzare eh, l'uno contro l'altro, le parole che ci sono alle mie spalle? Un anch'io non è il modo buono, però, però possiamo andare avanti così. Allora, se... se... Se la giustizia sportiva farà il suo corso come preannunciato dagli organi di informazione degli ultimi tempi, è molto probabile che la classifica venga stravolta nelle parti medie e basse, credo. Nelle parti alte no, Juve, eh, Milan, eh, Roma, Napoli, Inter credo che siano assolutamente al riparo da competizioni giudiziarie in questo momento e per queste vicende del calcio a Quindi il calcio è malato, lo uso io il quindi Paolo Cento, poi attacchi lei, scelga no, qualcosa. No, ma quindi il calcio, il calcio è malato e prendiamo quest'occasione per fare finalmente eh, piazza pulita, mi verrebbe da dire, magari eh, venisse una pulizia vera Eccolo nel magari. calcio che non c'è stata con, né con, la, con le vicende di Calciopoli né con le altre vicende del calcio a passato. Ma io non credo che il calcio debba essere valutato negli aspetti negativi. Io lo valuto negli aspetti positivi, il calcio è gioia, il calcio è felicità, il calcio sono emozioni, il calcio sono sensazioni, il calcio sono milioni di tifosi che aspettano la domenica o il turno infrasettimanale per vedere i risultati, il calcio è gioia per i tantissimi bambini che corrono sui nostri campi di periferia, il calcio è straordinari valori di amicizia che si formano e si consolidano nel tempo, il calcio è rispetto nei confronti degli avversari che... Da bambini e da anziani, perché io mi permetto di dire che sul campo tutte le settimane gioco e cerco di mettere Come in atto... Come attaccante della nazionale parlamentare. Sì, questo Giusto? è vero. Allenata dal grande Picchio de Sisti, se non sbaglio. Confermo che la tradizione della Roma è arrivata anche al nostro interno e Picchio de Sisti rappresenta un must, un punto di riferimento assoluto. E comunque, questi valori a qualsiasi età rappresentano il cuore del calcio. D'accordo, certo. Eppure, Eppure gli stadi sono sempre più vuoti, anche perché eh, oltre al calcio poco pulito hanno messo tante barriere ai tifosi che vogliono Questa andarci. Questa è una sua battaglia. Penso alla vicenda vergognosa della tessera del tifoso, delle discriminazioni, per cui se sei tifoso paghi due volte il tuo pegno con la giustizia. Eh, forse... Per tornare a quel calcio di cui parlava Paniz, che è il calcio che amo anch'io, che è quello che ogni domenica, ormai quasi tutta la settimana, perché ci hanno anche preparato lo spezzatino calcistico, ci fatti fare sugli spalti o davanti a una televisione. quindi usiamo bene. Stavo di avervi tutti insieme. E allora, no, no, io ti porto in filastrocca, devi essere rapido. E poi ce ne andiamo a casa, però, perché mi spogli tutto l'albero. E quindi io aspetto con diciamo, nella, la sentenza, nella speranza che metta un punto a capo. Gli ho lasciato invece, soltanto le pure, eh? tutti invece, gli altri restano. Invece. invece bisognerebbe avere il coraggio di saper distinguere. La Juventus ha creato uno stadio straordinario. È dove un non museo ci... anche, notizie di questi giorni. Esattamente, è appena inaugurato. Dove non ci sono barriere, dove il tifoso è a contatto con i suoi giocatori, a contatto con il campo. Dove le regole alle quali eravamo abituati, le grandi barriere, i fili spinati, le reti, sono state totalmente eliminate e abbiamo avuto delle riprove quest'anno che questo può essere un criterio giusto. Tant'è vero che abbiamo fatto partite con grandi risultati sul campo senza che alcun tifoso superasse la barriera e arrivasse in campo. Questo è successo anche nella festa Scudetto, un evento magnifico nel quale i tifosi hanno dato una prova di civiltà che è assolutamente degna della migliore Juventus. Questo è il futuro, grandi campi, grandi stadi, opere d'arte del 2000 erotti e valori che possono essere riscoperti attraverso una sensibilizzazione della vera cultura sportiva. Allora, se tutto allora. questo è vero, chiedete scusa una volta per tutte di Calciopoli ah e credo che allora non dovremmo neanche più aspettare le sentenze, perché il problema non è la condanna penale, ma il fatto che la Juve riconosca di aver giocato al calcio oltre le regole sportive. Lo sapevo che ribolliva il sangue prima forse, o poi, era sicura. Forse. forse se il presidente del Roma Club facesse onore alla sua squadra, almeno leggendo integralmente gli atti dell'istruttoria che sono stati parzialmente tenuti in Aftalina e che riguardavano altre squadre, l'Inter per prima, e che poi sono stati coperti dalla prescrizione per non dover prendere posizioni molto significative, ma che noi utilizzeremmo in sede di revocazione perché non è ancora finita la vicenda, saprebbe che la Juve non solo non era colpevole, ma è stata trattata in maniera assolutamente ingiustificata rispetto ad altre società. Quegli scudetti sono stati vinti in maniera leale e oggi abbiamo la prova, la prova provata attraverso una sentenza della magistratura ordinaria, anzi più sentenze della magistratura ordinaria che a Napoli ha dichiarato che nessun campionato è stato taroccato, come si dice, nessun campionato è stato influenzato da illeciti sportivi sul campo e questa per i Juventini non solo è una soddisfazione, ma è una premessa per ottenere dei risultati ulteriori. Comunque ora parliamo allora. di Roma perché della Juventus abbiamo parlato anche troppo, eh, veniamo da una stagione, eh, l'hanno chiamata di transizione non positiva, grande fiducia però in due grandi dirigenti che la Roma ha, che la, pro la nuova proprietà ha portato, Franco Baldini e Sabatini, e intorno a loro si può continuare a costruire un grande progetto che è quello di una squadra che gioca a pallone, vuol far divertire, punta sui giovani ed è in grado di cambiare il calcio italiano. Bene, avete infatti, fatto un punto a testa. Infatti... infatti la Roma è una bella squadra, eh, va dato atto che hanno lavorato bene, che hanno fatto degli acquisti molto efficaci, che ci sono dei giovani che possono costituire una bella premessa e poi eh, bisogna dire la verità, la Roma ha un'atmosfera, un cuore veramente magico e di questo dobbiamo dare atto. Quindi se mettiamo assieme la tradizione, la storia, i valori autentici della Juventus, assieme a questa effervescenza che di qua in quanto, di qualche volta di là, qualche volta di qua a Roma, a Napoli, in qualche altra città, ogni tanto esplode e riusciamo a dare un'immagine del calcio che è perfetta per tutta l'Italia. Più facile mettere insieme Juve Roma PDL e SL, questo bisognerà chiederselo. Paolo 100 Ma Juve-Roma, io mi auguro che sono insieme, nel senso però, che la Juve farà, la, però farà però... la staffetta, cioè ci dà il testimone del prossimo campionato, e quindi va bene così. Eh, sulla politica, chissà, forse se il PDL fosse più deciso a ritornare al voto, Selle gli potrebbe fare un applauso. Dare una mano. Allora, poiché resta una domanda, la vuole? Ero già, eh, già pronto. Perfetto. Come, Come mai? mai trasferiamo sempre in sede negativa, anche messaggi che possono essere positivi. Io e Paolo Cento siamo molto distanti dal punto di vista, non solo del tifo, ma anche dal punto di vista ideologico, abbiamo idee profondamente diverse, eppure abbiamo una stima reciproca. Sono sicuro che se io e lui fossimo al governo assieme, riusciremmo a Potremmo trovare... Potremmo fare meglio di molti <ride> Questo è probabile, <ride> o diciamo almeno possibile, però riusciremo a dialogare, perché rendiamoci conto, che il successo anche dal punto di vista politico delle grandi intese non è dato dall'etichetta è dato dagli uomini dai rapporti interpersonali dalla stima che si può creare questi sono i valori autentici sui quali nello sport, nella vita, nella politica si può costruire l'Italia del domani sottoscriviamo in tre magari No, confermo, voglio dirlo perché se Sì. È, tra l'altro grande maestro di diritto in commissione giustizia da cui si può imparare anche avendo idee diverse e questo viene dato atto all'avvocato Paniz Prima che all'onorevole Paniz posso Grazie. chiedervi di tornare a parlare di calcio nei cinque minuti che mi restano? Come no, non? no, per distrarsi, tutt'altro, perché parliamo di calcio e giustizia sportiva, secondo lei funziona? Cento? Ma io difendo l'autonomia della giustizia sportiva rispetto alla giustizia ordinaria. Eh, poi spesso ormai vi è una, una trasversalità, in cioè parte la giustizia ordinaria arriva dopo la giustizia sportiva. Io credo che bisogna cambiare, la, rimodulare le sanzioni, perché ai tempi di oggi le sanzioni secondo me devono essere molto più economiche che legate all'espulsione, alla espulsione, la radiazione o la squalifica per un periodo di tempo rivolta a un dirigente. D'accordo Paniz, anche perché lei voleva, desiderava degli stati generali del calcio, con le società cosa, giudici. Che alcune sanzioni siano assolutamente sbagliate e fuori del tempo, per esempio quella della responsabilità oggettiva per le società sportive. Non è giusto che una società sportiva paghi se per caso un suo tesserato ha fatto, o anche un suo tifoso ha fatto un qualche cosa di illecito, e quando la società non ne era al corrente non era consapevole. Il principio della responsabilità oggettiva ha retto per lunghissimo tempo ed oggi è considerato un caposaldo della giustizia sportiva, ma secondo me è profondamente sbagliato perché determina sanzioni a carico di colui che non può essere responsabile il presidente di una società, la società stessa che non sa nulla del comportamento dei propri tifosi, che magari non sa nulla del fatto che un suo giocatore scommetteva illecitamente, che non sa nulla che vi erano stati dei comportamenti abnormi. Io credo che soprattutto in un'epoca nella quale le società sono in borsa. Ci sono milioni di persone che decidono le sorti del loro denaro attraverso queste tipologie di investimenti. Non si possa colpire chi non c'entra nulla rispetto al comportamento personalmente posto in essere in maniera illecita da qualcuno. Eh, lei accennava prima nell'introduzione a una sorta di dittatura televisiva. L'ha detto più volte, insomma, che il calcio è soggetto, soprattutto alla B da questo punto di vista. No? Io credo che la televisione ovviamente è una grande opportunità, però non può diventare il valore prevalente nell'organizzazione del mondo del calcio. Anche perché io sono convinto che se il tifoso, lo sportivo, l'appassionato non va più sugli spalti, alla lunga non vede la partita neanche più in televisione con la stessa assiduità con cui lo fa oggi. E quindi è sbagliato dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista economico-commerciale. Gli stadi vuoti sono un pessimo programma da vendere in televisione. E per non avere stadi vuoti bisogna avere stadi belli, come quello che ha avuto il coraggio la Juventus di fare investendo tantissime risorse. Però in tutto il campionato ha avuto il tutto esaurito e questo, questo è un segnale molto significativo. Io credo che la vicenda degli stadi sia una delle svolte che bisogna dare al calcio italiano. Alla Juve va dato atto di averlo fatto anche senza una legge che in qualche modo favoriva, incentivava la realizzazione degli stadi. Il problema è che spesso i nostri presidenti, i nostri imprenditori che stanno dietro alle società di calcio vorrebbero lo stadio come pretesto per fare. Un vero e proprio sacco delle città. Eh, senta Paniz. Eh, per quanto riguarda il calcio scommesse, che ne pensa degli sconti di pena a chi collabora? Qual è il suo parere? Beh, questa è una filosofia abbastanza generale, sia nella giustizia ordinaria che nella giustizia. Sì, si può eh, traslare dal, da un campo all'altro. Sì, possiamo traslarla da un campo all'altro. È un modo come un altro per incentivare eh, i pentiti ad essere pentiti. Eh, sì, è una metodologia che può anche essere complessa. Utile, condivisa. ma le piace? No, non mi piace, ah, ecco. però la considero assolutamente utile, quindi credo che su questo percorso sia la giustizia ordinaria che la giustizia sportiva si possano muovere. Senta, cento, lo Stato può fare prediche sul calcio scommesse quando incentiva le scommesse continuamente anche tra i minori, qualunque ragazzino quando era a fare la fa schedina. Ma qui io, io credo bisogna evitare di essere ipocriti. Le scommesse ci sono. Il compito di una società moderna è quello di regolamentarle e cioè tassarle. quello di mettere un filtro alla commistione tra scommesse e illegalità. Ad esempio, nel calcio andrebbero vietate. Ai giocatori, anche se poi lo fai fare a un tuo amico e la partita, se vuoi, te la vendi. Io credo che c'è molta ipocrisia su questo, bisogna dare delle sanzioni molto severe. Dal punto di vista economico, visto che il vantaggio o lo svantaggio per il giocatore che scommette illegalmente è quello di un vantaggio economico e te li, li devi colpire. Eppure ci sono società di scommesse che sono sponsor di importanti squadre calcistiche? Beh, questa metodologia è molto frequente negli ultimi anni e moltissime in Italia e all'estero sono le società di scommesse che incidono e promuovono il loro marchio attraverso il calcio. Va tenuto distinto il lecito dall'illecito. Scommettere può essere un hobby, può essere una cosa che ha dei risvolti anche eh, di piacere per qualcuno, se naturalmente gestita in termini assolutamente corretti e moderati. Quello che è sbagliato è scommettere in maniera illecita, quello che è sbagliato è scommettere vendendo le partite. Allora si stravolgono i valori autentici dello sport e io lì sarei impietoso. Assolutamente impietoso, sanzioni gravissime non solo dal punto di vista economico, ma anche le sanzioni sportive, perché un calciatore potrà guadagnare quello che vuole, ma alla fine eh, quello che conta per lui è andare in campo, è la soddisfazione del giocare, del muovere il pallone, e questa le va tolta se si comporta in un certo modo illecito. Eh, per quanto riguarda la tessera del tifoso, eh, ha funzionato, dice Maroni, comunque ha funzionato. Mm. Per evitare la violenza, per limitarla. Lei è stato negativissimo. Voglio ancora qualche precisazione e poi passo a Panzi. la tessera del tifoso ha funzionato nella misura in cui se te tieni gli stati vuoti, sicuramente ci sono meno incidenti, ha tolto libertà individuali. E collettive, ha tolto il gusto di andare in trasferta, ha obbligato i tifosi eh, che hanno accettato quel ricatto a, ad avere non un abbonamento a una squadra di calcio ma un bancomat a una banca e di questi tempi non credo che le banche avessero bisogno anche di questo ulteriore aiuto. Che è fallito quel modello, però, lo dice lo stesso Ministero degli Interni che infatti oggi parla di una carta di fedeltà e, e di altri meccanismi per la concessione. Noi. io sono convinto che la tessera del tifoso non ha aggiunto niente dal punto, della, dal punto di vista della sicurezza ha tolto molto dal punto di vista delle libertà Secondo lei Panic? Eh, anche secondo me, io non sono favorevole, non sono mai stato la tessera del tifoso io penso che si sia imposta la tessera del tifoso perché la giustizia, soprattutto quella ordinaria ha manifestato tutti i propri limiti e l'incapacità di funzionare Se al tifoso che invadeva il campo, che compiva degli illeciti nello stadio, che lanciava dei petardi pericolosi o delle bombe carta addirittura o cose similari all'interno degli stadi. Fossero state applicate immediatamente sanzioni forti se fosse andato in gattabuia e ci fosse rimasto per un po' di tempo. Noi non avremmo avuto bisogno di nessuna tessera del tifoso. Avremmo tenuto distinto il pseudo tifo, cioè il tifo dei delinquenti che non vogliamo rispetto al tifo dei milioni, di tifosi che invece vogliamo e che è corretto, che è gioioso, che è splendido e quando la giustizia ordinaria ha dato dimostrazioni di non funzionamento, allora si è imposto un palliativo attraverso la tessera del tifoso. Io credo che sia l'ennesimo esempio di una burocratizzazione delle iniziative sulla quale io confliggo, perché per me Meno carte, meno controlli, meno privazioni di libertà ci sono, meglio si vive. Siete due parte. liberali da questo punto di vista e non solo da questo. Un'ultima cosa: mm, ci sono gli europei alle porte, eh, c'è una questione importante. Un paese che tra l'altro preme per entrare in Europa e che nega diritti fondamentali, intanto i suoi oppositori politici e quindi eh, la richiesta di alcuni paesi, di alcune personalità politiche di boicottare gli europei. Voi che ne pensate? Voi siete politici. Il calcio deve essere totalmente staccato dalla politica oppure no, oppure entra a far parte e, e, e in qualche modo è contaminato e contamina le tensioni sociali, i problemi politici. Il calcio deve essere autonomo dalla politica, ma è una pretesa assurda e okay. ipocrita pensare che sia l'isola felice in una società complessa dove tutte le contraddizioni si scaricano e si scambiano tra di loro. Quindi non mi scandalizza che la politica eh, si occupi del calcio, l'importante è rispettarne l'autonomia. Gli europei secondo me sono un'occasione per far emergere. Anche la violazione di diritti umani in Ucraina, credo che boicottarli serva poco, l'importante è che si parli oltre che del calcio anche della realtà di quel paese. Colgo l'occasione per ricordare: sembra un tema minore, ma per me e per gli amici degli animali è un tema molto sentito, che in Ucraina per rendere le città più belle hanno fatto oltre a una strage di diritti umani, anche una strage di animali. E io mi auguro che sia fermata al più presto. Fanzi. Io sono totalmente contrario a qualsiasi forma di boicottaggio. Lo sport e il calcio sport, deve unire, non deve dividere. Tutto ciò che divide è contro lo sport. Naturalmente dobbiamo essere consapevoli che nei paesi nei quali lo sport ha vetrine mondiali ci deve essere un'attenzione per i diritti umani, per il rispetto delle regole del gioco, anche extrasportivo. In Ucraina certe violazioni sono agli occhi di tutti e noi dobbiamo intervenire dal punto di vista politico istituzionale e anche d'opinione pubblica perché non si verifichino situazioni lesive dei diritti fondamentali degli uomini ma questo non deve incidere sulla cosiddetta autonomia dello sport giocato che deve affratellare i popoli come sempre ha fatto nel percorso lungo e bellissimo della storia. Allora alle ambascerie, alle delegazioni politiche il compito di mediare e di lavorare per i diritti anche di Yulia Timoshenko e è... ai ai Tifosi, anche se sono politici, il compito di tifare Forza Italia alle prossimi europei naturalmente. Grazie a Paolo Cento, grazie a Maurizio. Io Pagni. dico viva l'Italia! Viva l'Italia! Eh, se no mi è morta, ah, ma forse è benvenuto spontaneo! Eh, assolutamente. So, eh, so. Dobbiamo anche poterci riappropriare sì, di questo io credo, termine no? Io credo che Forza Italia sia un marchio che va sempre bene, è utile in tutte le stagioni, <ride> a maggior ragione prima degli europei. Prima gli europei è concesso, grazie, arrivederci.